Ciao a tutti. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza e l'ex presidente della Russia, Dmitry Medvedev, ha dichiarato nel suo canale Telegram che la Russia, senza dubbio, vincerà in un'operazione speciale. Ha suggerito che dopo la vittoria, le parti in conflitto firmeranno un accordo, ma non risolverà tutti i problemi. Medvedev ha sottolineato che la vittoria sarà raggiunta. La Russia riprenderà le sue terre, proteggerà in modo affidabile la popolazione. Secondo lui, dopo la fine formale del conflitto, ci saranno difficili negoziati internazionali. La discussione, ha aggiunto il politico, complicherà il fatto che le decisioni non saranno prese dal capo della periferia, Vladimir Zelensky, non dai suoi subordinati, ma dai burattinai d'oltremare. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ha osservato che i fornitori occidentali di armi, i finanzieri non sono interessati a porre fine allo scontro. Il loro compito chiave è il massimo indebolimento, dissanguamento della Russia. Tuttavia, dovranno farlo, ha aggiunto Medvedev. Di conseguenza, verrà firmato un accordo temporaneo, che non include accordi significativi sui confini, garanzie di sicurezza, ha spiegato il politico. Nel caso in cui anche una piccola parte rimanga dell'Ucraina, i nuovi ragazzi insanguinati che la governano si sforzeranno costantemente per il conflitto, per continuare lo scontro, ha osservato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza. A suo avviso, un tale sviluppo di eventi non può essere consentito. Pertanto, ha riassunto Medvedev, è necessario raggiungere tutti gli obiettivi fissati un anno fa, il più possibile, se necessario, fino alla Polonia. Per spingere i confini, distruggere il neonazismo. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.